Siamo in questa campagna elettorale che ormai è alla fine, una campagna elettorale difficile. Difficile perché, tra l'altro, in una difficoltà di avere un consenso capace di aderire ai moduli parlamentari, di un Parlamento quindi capace di esprimere una maggioranza omogenea e una maggioranza capace di portare tutte le sue componenti a livello di gabinetto, a livello di governo. In una società spinta in avanti da interessi corporativi, non a caso può accadere quello che è accaduto e accade nel nostro Paese. Ma io voglio ricordarvi quello che la Democrazia Cristiana ha fatto all'indomani del 20 di giugno, quando il voto degli italiani, fissando nel modo che sappiamo i rapporti di forza, e attenti anche a non indulgere su interpretazioni di tipo sociologiche del terrorismo, quasi che sia possibile meccanicisticamente collegare l'area del terrorismo con l'area, per esempio, dell'emarginazione o l'area dove c'è robusto purtroppo ancora un condizionamento sociale. Non è giusto né è vero. Non è vero perché le cose stanno diversamente, non è giusto perché pensando così mancheremmo di rispetto per tutti coloro che purtroppo stanno nell'area dell'emarginazione ancora, ma vi stanno con grande lealtà nei confronti della libertà e della democrazia. Terrorismo è un fenomeno complesso che deve essere vinto con una strategia complessa. Le trincee contro il terrorismo devono essere articolate. La prima è certamente presieduta dalle forze dell'ordine. Fa sempre scontare che la domanda di sicurezza, la risposta anzi alla domanda di sicurezza sia sempre in rincorsa. C'è sempre probabilmente una rappresentazione soggettiva dei più, una sfasatura fra risposta e domanda. Ma occorre avere consapevolezza, coscienza.